questo nuovissimo video che sarà un vlog, il nostro primissimo vlog. Questo vlog parlerà della mia gara ai regionali e diciamo che ce ne saranno delle belle, è un video molto istruttivo e io direi che se vi piace il nuoto, vi piacciono i vlog o vi piace imparare qualcosa di nuovo, questo è il video che fa per voi. Allora, prima di tutto, adesso devo cambiarmi il sotto perché voi vedete con la felpa, ma sotto devo ancora mettermi i pantaloni della squadra che ovviamente CSC Rovetta, ragazzi. Nei commenti scrivetemi la squadra di nuoto in cui siete. E basta, mi vesto, faccio colazione e poi parto. Ciao ragazzi, siamo in viaggio per la piscina. Sono un po' agitato perché comunque è una gara importante, è la gara più importante dell'anno perché sono i regionali. Io farò la staffetta 4% stile e spero di vincere la medaglia, ma quello che spero ancora di più è di migliorare il tempo. Quindi adesso vi darò altri aggiornamenti, magari più tardi, sul da farsi. Siamo appena entrati in autostrada e comunque volevo dirvi che se proprio volete andare sul sito dove ci sono gli esiti delle mie gare, dei regionali, queste qui, dovete andare su questo sito, cioè nuoto.ficr.it, e ve lo scrivo qua sotto così capite meglio. Siamo arrivati alla piscina e sto aspettando che mi chiamino per fare il riscaldamento. Ci vediamo. Eccomi ragazzi, allora, notate la corsia 4, quella che vi ho cerchiato? Ecco, quella è della mia squadra. Io adesso sono partito e sto facendo la gara. Allora, devo dire che io sono abbastanza bravo a nuotare, ho grandi capacità, però non è che sia un campione, anche perché dovete capire che siamo i regionali, non siamo a una gara di, che ne so, Clusone o Rovetta, siamo ai regionali, quindi c'è tutta la regione e è molto difficile vincere. Voi tenete sempre d'occhio la corsia che vi ho cerchiato all'inizio. Che una volta che avete visto il nuotatore, quello lì con la cuffia verde scura, ormai avete capito. Ecco, il primo sono io, il secondo è un altro mio compagno, il terzo un altro mio compagno, e il quarto un altro mio compagno. E niente, adesso io vi farò un commento veloce su tutti e quattro e comincio da me. Allora, devo dire che io sono stato bravo, sono stato veloce come nuotata, ma devo migliorare i particolari, cioè gambe magari e subacquee, questi particolari qui. E adesso vi dico un po' dell'altro mio compagno, questo che è appena partito. Allora, lui, anche lui è bravo, ha un fisico molto più magro rispetto al mio. E diciamo che sono un po' più veloce io rispetto a lui, però anche lui è molto bravo a nuotare. E l'unica cosa che deve migliorare come me è le gambe, le subacquee, e deve anche migliorare la respirazione, cioè che lui respira magari a due, quindi ogni due bracciate respira. Invece nel 100 magari deve respirare a 4, ma anche a 6 o a 8, perché un 100 bisogna fare la bomba. Lui è molto bravo, deve migliorare queste tre cose. Adesso dovete avere un attimo di pazienza perché il mio compagno deve arrivare. Quindi aspettiamo insieme che il mio terzo compagno parta e così poi possiamo continuare con la telecronaca.
Lui è il terzo a partire della mia squadra della staffetta e devo dire che lui è veramente molto, ma molto veloce. È un 2010, quindi è più grande di noi e ha un fisico, diciamo, perfetto per un nuotatore perché è molto alto e normale né troppo grasso né troppo magro né troppo normale, ci sta. E devo dire, lui è veramente veloce, è il più veloce tra gli esordienti della mia squadra. Infatti, come tempo ha fatto 1,4 e potete capire che rispetto al mio e a quello dell'altro mio compagno che abbiamo fatto 1,20 e 1,26 è molto meglio. E niente, ora vi parlerò dell'ultimo mio compagno della staffetta, cioè questo che è appena partito. Allora, lui è un 2012 come me, quindi abbiamo la stessa età, ma è molto, molto, molto veloce per essere uno della mia età. E devo dire che lui è molto aggressivo in acqua, cioè ci tiene proprio tanto ad arrivare primo, deve spaccare tutto e questo è un atteggiamento positivo in acqua e devo dire che ha fatto un tempone veramente bello. Detto questo, devo dire che sì, ci saranno le persone che saranno più veloci della mia squadra, più veloci di me o meno veloci di me, ma quello che importa non è la singola persona, assolutamente, è tutta la squadra durante la staffetta. Se siamo quattro persone, non è una persona l'importante, non sono due, ma sono quattro, tutte e quattro le persone. Ed eccoci qui trionfanti con le quattro cuffiette verdi che torniamo al nostro posto. Siamo sul viaggio di ritorno a casa. La staffetta allora è andata bene, poteva magari andare un po' meglio, ma comunque abbiamo tanto lavoro, tanti allenamenti, quindi possiamo sempre migliorare. La medaglia non l'abbiamo vinta, però abbiamo migliorato i nostri tempi, che è comunque un bel traguardo. E niente, io direi che vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se non vi piacciono i vlog o non vi interessa niente del nuoto, semplicemente non guardate il video e non rompete il capo.